Regina in A, Messina in B con due turni d'anticipo. Questi verdetti emessi dal derby dello Stretto che i calabresi tornano ad aggiudicarsi dopo 13 anni. L'occasione per cambiare il corso degli eventi capita nel finale del primo tempo a Flocari, che aggancia bene sul lancio di Muslimovic ma manda incredibilmente a lato. Risponde subito dopo la Regina con questo assist di Tedesco per Cozza, che si tocca il pallone con il destro, poi non lo trova più con il sinistro e fallisce clamorosamente l'occasione per portare in vantaggio i suoi. In apertura di ripresa Biondini intercetta un passaggio di Parisi a Sullo, vede il taglio di Cozza, lo serve magistralmente il tocco del capitano della Regina e gli Amaranto sono in vantaggio al sesto minuto della ripresa con il nono gol stagionale di Francesco Cozza. Qui possiamo riapprezzare lo splendido assist di Biondini, ottimo anche il taglio di Cozza che poi tocca dove Storari non può arrivare. Subito dopo, sei minuti dopo, lavora questo pallone Amoruso all'interno dell'area di rigore, lo cede a Tedesco, atterrato da Zorò, si accende un principio di rissa e calcio di rigore per la Regina. Netto il fallo di Zorò che entra fuori tempo su Tedesco, calcio di rigore e Amoruso si incarica di realizzare il gol dell'ex, 20 presenze 5 gol. Era Amoruso col Messina l'anno scorso, questa è la sua nona segnatura nel corso di questo campionato. 2-0 è partita in cassaforte per la Regina, anche perché pochi minuti dopo, per questo fallo da dietro di Parisi su Cozza, il Messina resta in 10 uomini, rosso diretto per l'esterno sinistro siciliano e Messina in 10 per il resto del confronto. Qui netto lo vediamo il fallo di Parisi su Cozza, Messina inteso come Domenico, l'arbitro bergamasco che ha diretto il confronto, allontana poi anche l'allenatore della Regina Mazzarri. Siamo al 70esimo, nella finale c'è un lancio per Amoruso che batte sullo scatto D'Agostino. Amoruso vede al centro dell'area di rigore Rolando Bianchi che realizza il suo primo gol stagionale, assente per 6 mesi per un brutto infortunio al ginocchio. Bianchi dunque ha questa grande soddisfazione di chiudere i conti il giorno della matematica salvezza per la sua squadra. Nella finale la festa dei tifosi della Regina, ma anche un incidente a Storari che attorniato da alcuni giocatori, da alcuni tifosi della Regina, cade inspiegabilmente a terra, verrà trasportato fuori in barella. Finisce comunque 3-0, Regina salva, il Messina si ritrova a 6 punti dal Siena, 2 turni dal termine, con gli scontri diretti a sfavore e dunque tradotto Ciliano in B con Lecce e Treviso.